la ripresa dei mercati sarebbe stata automatica, e invece abbiamo cercato di nasconderla la crisi, che è stata patita proprio dai soggetti più deboli. La contrazione quantificata per il circondario è stata calcolata in 16 milioni di euro, sono soldi importanti. Se aggiungiamo a questo un contesto che impone ai comuni il patto di stabilità e quindi di non poter spendere i propri soldi nonostante i comuni, come sono qui del circondario, di 11 comuni, abbiano dei bilanci sani, non permettono di affrontare la crisi in maniera immediata, non permettono quindi di fare dei mutui, e in effetti qui si va a stringere sugli investimenti che i comuni stessi possono fare. Poi posso fare anche un esempio particolare, visto che parliamo di ambiente. A Certato abbiamo intenzione di rivedere tutta l'illuminazione pubblica per il risparmio energetico. Abbiamo intenzione quindi di fare un mutuo che sappiamo già che sarà un grande investimento che ci porterà ad ammortizzare la spesa cospicua nell'arco di 10 anni. Ma questi sono investimenti che vanno nella direzione giusta nel rispetto dell'ambiente, del risparmio energetico. Il patto di stabilità è il nostro scoglio. Cioè, è incredibile, stiamo andando nella direzione opposta anche per la messa in efficienza e in sicurezza delle scuole stesse. Non possiamo intervenire perché per problemi di bilancio, sono cose assurde. Parlo, ovviamente i comuni sono solo un tassello della problematica, perché la stessa cosa riguarda le province, riguarda la regione stessa. E credo che qui sia un grande progetto da attuare. Parliamo spesso di green economy. Mi fa piacere l'intervento del nostro referente Emanuele Vannucci di Fucecchio, quando spiegava agli amici del Partito Democratico: ma ancora prevediamo la progettualità in economia, dovrebbe essere qualcosa di già in essere, qualcosa di cui sì, bisogna lavorare su più settori, ma insomma ancora prevediamo di metterlo in progetto, rimandando sempre. Siamo effettivamente indietro sulle energie rinnovabili. Però siamo indietro anche sull'osservanza di alcune leggi, faccio alcuni esempi, leggi di indirizzo che ci aiuterebbero molto a rispettare l'ambiente. C'è una legge di indirizzo che ci dice di mappare le zone boschive che sono state interessate da incendi. Vanno mappate perché sono soggetti a una legislazione che permette di tutelare l'ambiente, significa non costruire, significa ripiantare gli alberi, significa tante cose. Il 70% dei comuni italiani sono inadempienti, questo è un dato di fatto. Parliamo di inquinamento elettromagnetico, un altro problema che avremo sempre di più. C'è anche qui, c'è una legge quadro, una legge di indirizzo che ci dice che comunque sia stabilita la soglia massima dopo la quale si considera non ammissibile un qualsiasi impianto che produce inquinamento elettromagnetico, ci dice che comunque sia portate le antenne impedritorie in un luogo sicuro, fuori dai centri abitati, fuori lontano dalle scuole, la legge indirizzo. Anche qui i titoli sui giornali che vediamo antenne selvagge sono sempre più frequenti. Insomma, sulle energie rinnovabili, la bioedilizia, c'è una legge regionale, dà dei contributi, degli aiuti, dice all'amministrazione di mettere in opera queste politiche. Anche questa è una legge regionale di indirizzo. Fatto sta, tutte queste leggi di indirizzo sono ottimista, parzialmente osservate. Tutto perché? Perché le leggi di indirizzo non prevedono sanzioni a chi non le osserva. Quindi io mi chiedo se le pubbliche amministrazioni devono essere soggette a sanzioni per non osservare leggi che riguardano la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, allora arrivino pure. E qui credo che i nostri consiglieri regionali che saranno eletti dovranno porre particolare attenzione al riguardo. Una soluzione riguardo all'economia. Noi abbiamo proposto già nelle precedenti elezioni amministrative, qui nel circondario, il vivaio d'impresa, che è qualcosa di più di un avviamento al lavoro, di una consulenza. Essere all'avanguardia in tutti i settori, incoraggiando e seguendo chi può mettere su qualcosa.
fondo ma senza impegnare ogni risorsa che magari neanche ha. Questo è un progetto molto importante. Sicuramente la regione nel campo dell'emergenza economia ha stanziato molti soldi, si è comportata in maniera diversa dal governo, di questo gli diamo atto. Credo però dobbiamo continuare a lavorare, è un concetto molto importante però per il lavoro, non accettare uno scambio tra abbassamento della tutela del lavoro e difesa presunta dei margini di impresa. Al contrario, bisogna attivare con le istituzioni locali, gli organi pubblici preposti, un rinnovato piano di contrasto al lavoro nero, lavoro irregolare, contraffazioni, eccetera. Questo secondo me è quanto dovrebbero fare i nostri rappresentanti. Al fine di incentivare anche la buona impresa a livello locale, è un problema che stiamo già vivendo qui in Toscana, attivare una verifica e revisione delle modalità di aggiudicazione degli appalti dati ai soggetti pubblici, con particolare riguardo alla sicurezza e regolarità del lavoro e alle modalità di aggiudicazione basate sull'offerta economicamente più vantaggiosa. Questo la legge regionale 38 del 2007 ci può dare dei numeri. Dunque qui nel circondario, credo, riporto questo progetto che è molto importante perché credo che debba essere ripetuto magari con diverse iniziative in altri luoghi della Toscana, che però vanno proprio nella direzione di una particolare attenzione alle nuove tecnologie. Prevediamo un centro di ricerca sulle nanotecnologie e un centro della domotica, contribuendo a rendere progetti per la comunità toscana tutta. Un'altra cosa a cui ci dobbiamo, secondo me, attenere, secondo me dovrebbe rientrare tra i nostri obiettivi, il 40% delle nuove costruzioni dovrebbero essere più edilizie e questo lo dobbiamo imporre a livello regionale. È qualcosa che la regione cerca di dare un indirizzo al riguardo, ma nonostante vi siano anche nei nostri paesi delle eccellenze dimostrate, dove si sono costruiti edifici di categoria A, significa autonomi dal punto di vista energetico, questi non possono essere più dei progetti prova, adesso bisogna andare su larga scala e quindi bisogna imporre delle percentuali alle amministrazioni locali di edilizia, di bioedilizia. Questo è quanto mi sembra. E non vado ancora avanti lasciando la parola agli altri, credo che comunque il complesso delle misure che si possono costituire, possono dare un contributo alla coesione sociale, allo sviluppo, alla solidarietà vera di ogni lavoratore o impresa, che come mai in questo momento hanno bisogno di sentire le istituzioni vicine e doverose. Grazie. Parlamentare per l'Italia dei Valori. Faccio solo un annuncio, io non prendo la parola. Abbiamo deciso a livello nazionale di partecipare, di essere presenti con un presidio domani alle 11 in tutti i comuni d'Italia per contestare il decreto avvenuto e contestare e non approvare la decisione di Napolitano di averlo firmato di corsa e di notte. Sonia oggi ha detto benissimo, ha fatto un'allusione del perché si fa le cose di notte e non di giorno alla luce del sole. Perciò chiedo alla struttura locale di contattare le altre forze del centro-sinistra finché di trovare insieme a loro. La stampa mi ha telefonato pochi minuti fa. Ha detto, ma voi siete morbidi, siete la linea universale, ma niente affatto, la linea nostra non è morbida. Questa storia della morbidezza l'abbiamo già vista e vissuta chi è vecchio come me, anche se ero bambino, ma c'era un re una volta che fu qui in Italia molto morbido e tentennava, detto sciapoletta, e con questo suo tentennamento ci siamo ritrovati per un ventennio fascista.